Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale YouTube. Oggi finalmente pubblico il primo video tutorial della storia che è il mio primo video tutorial in assoluto, è il mio primo tutorial, è il mio primo progetto che ho realizzato senza seguire nessuno schema, nessuna creatrice, ma lasciandomi ispirare da, diciamo, dalle perline. Sono partita con l'idea di usare una perla da 12 e niente, poi ho lavorato intorno con il materiale, diciamo, che volevo usare, quindi ovviamente le Superduo non possono mancare mai, le 11.0, 15.0, 8.0, le Ginko, perché le sto, è un tipo di perlina che veramente mi piace tantissimo, e i mezzi cristalli perché volevo usare i mezzi cristalli. Gli orecchini mi sono ispirata a, diciamo, alla California, e infatti il nome è orecchini Malibu, e il nome di questa versione che troverete sul sito si chiama Venice, una delle città appunto della costa della California. Mi sono ispirata alla California principalmente perché la forma delle Ginko mi ispiravano a una specie di palma, quindi... Lasciate stare, perché ogni tanto io ho questi svarioni che per farmi venire, insomma, i nomi dei progetti, gli abbinamenti, i temi, non so se, comunque se ci seguite anche con le collaborazioni delle altre creative, ci vuole tanta fantasia per ogni mese riuscire a tirar fuori un nome a un progetto e più che altro anche un tema. Quindi questo è il video del tutorial degli orecchini Malibu. Io spero di essere chiara in tutti i passaggi, spero che capirete tutto. Ovviamente nel caso in cui non vi tornassero qualche passaggio scrivetemi tutto che sarò felicissima di aiutarvi. Adesso vi lascio alla lista dei materiali e poi con il tutorial. Per realizzare gli orecchini Malibu abbiamo bisogno dei seguenti materiali: due perle di vetro cerato, o comunque due perle di vetro da 12 mm. Abbiamo bisogno di Superduo, io in questo caso sto usando i Paduri Pastel Turquoise. Abbiamo bisogno di mezzi cristalli da 4 mm e io sto usando la colorazione Matte Capri Blue AB. Ci servono anche le nostre amatissime Ginko, io sto usando le Bronze Copper. Ovviamente non possono mancare le rocaille 11.0, io sto usando quelle della Toho nella finitura Permanent Finish Galvanized Rose Gold. Inoltre ci serviranno delle rocaille 8.0 sempre della Toho e delle rocaille 15.0 sempre della Toho. Io vi consiglio di usare per questi due tipi di perline lo stesso colore. Poi ovviamente un perno, una monachella. Io in questo caso ho deciso di inserire un perno in acciaio, questo qui è un perno in acciaio da 12 mm color oro rosa. Adesso sistemo i materiali e ci vediamo tra poco con il tutorial. Ovviamente cosa mi sono scordata di dire? Dell'ago e del filo. Io uso un ago numero 10, ma nei giri diciamo finali vi consiglio di usare un ago più fino, un ago numero 12, e come filo utilizzo un classico filo di nylon da 0,16. Questo è quello che acquisto regolarmente al Decathlon, con cui mi trovo bene. Ovviamente un po' s'arriccia, però insomma è la nota dolente dei fili di nylon, ma però danno, secondo me, danno una maggior rigidità al lavoro, e quindi anche se si arriccia un po', insomma, ci dobbiamo adattare. Adesso passiamo al tutorial. Iniziamo inserendo sull'ago la nostra perla da 12 mm, successivamente dobbiamo inserire una sequenza di 2 Superduo alternate a una rocaille 8.0 per 4 volte. Uscendo dalla perla da 12 mm dobbiamo reinserirci nel foro opposto della perla stessa, così. E tiriamo bene il filo. Le perline si vanno a posizionare in questo modo. Adesso scendo dalla perla da 12 mm dalla parte dove ci sono le due Superduo inserite nel giro precedente. Dobbiamo andare a inserire sul lago la stessa sezione di perline, solo partendo dalla rocaille 80, quindi dobbiamo inserire una rocaille 80 e 2 Superduo per 4 volte. Portiamo le perline alla fine del filo per comodità, facendo attenzione di non sfilare la perla dalla parte opposta. Quindi facciamo scivolare tutte le nostre perline alla fine e uscendo da questa parte dobbiamo rinfilarci dalla parte opposta, come abbiamo fatto per la sezione precedente, in questo modo. Così le perline andranno a posizionarsi in questa maniera. Adesso passiamo nella metà giro della perla da 12 mm fino a raggiungere l'altra estremità del filo. Qui facciamo un paio di nodini, ripassiamo anche nell'altra metà e ripetiamo praticamente il giro senza inserire niente sul lago per rinforzare l'infilata delle perline e per sistemare meglio il lavoro. Adesso ci portiamo ad uscire da una rocaille 80, in particolare io sto uscendo da questa. Inserisco sul lago 3 rocaille 15-0 e mi inserisco nella rocaille 80 successiva, così. Le 3 rocaille 15-0 dobbiamo fare attenzione che vadano a posizionarsi davanti alle Superduo, quindi in questo modo qui, e tiriamo bene, perché in questo giro è molto importante tirare molto bene il filo, perché è quello che va a bloccare l'incassonatura della perla. Quindi di nuovo, uscendo da questa 80, inseriamo altre 3 rocaille 15, presiamo una in più, 3 rocaille 15-0 e uscendo da questa 80 ci inseriamo nella 80 subito dopo, e dobbiamo anche in questo caso fare attenzione che le 3 rocaille 15-0 vadano a posizionarsi davanti alle Superduo e tiriamo bene il filo. Dobbiamo fare questo passaggio per tutte le altre 80. Questo sarà il risultato dopo aver inserito tutte le nostre 15-0 tra le rocaille 80. Adesso giriamo il lavoro e dobbiamo fare la stessa cosa anche dalla parte opposta, quindi sempre uscendo da una 80, io sto uscendo da questa, inserisco sempre le nostre 3 rocaille 15 e uscendo da una 80 ci dobbiamo inserire nella 80 che ci troviamo subito dopo. Ok, quindi tiro bene il filo e anche qui le nostre rocaille ovviamente devono andare a posizionarsi davanti alle Superduo e tiriamo bene il filo, in modo che le rocaille, aiutiamoci anche un pochino con le mani perché questi sono passaggi un po' complicati, ecco, in questo modo. Quindi di nuovo le nostre 3 rocaille 15-0, nostre 3 rocaille 15-0 e uscendo dalla rocaille 8 ci inseriamo nella 80 che ci troviamo subito dopo, così. Ok, tiro qui. anche in questo caso le nostre tre rocaille devono stare davanti alle Superduo e tiriamo benissimo il filo. Ok, continuiamo a fare questi passaggi per tutte le altre 8-0. Questo è come si presenterà il nostro lavoro dopo aver inserito tutti i nostri archetti di 15-0 tra le 8-0, questo davanti e dietro. Ora dobbiamo considerare come nostro davanti la parte leggermente più bombata, si riconosce perché le Superduo tendono leggermente a incombarsi indietro, quindi questa parte qui per me sarà il mio davanti, lo considererò come il mio davanti del lavoro. Mi porta ad uscire dal foro superiore di una coppia di Superduo, giro un attimino il lavoro per comodità e inserisco sul lago 2 Superduo e mi devo inserire nel foro superiore della Superduo che mi trovo davanti, così, e tiro bene, mi aiuto un attimo a posizionarle e tiro bene il filo. Adesso tra le due coppie di Superduo vado ad inserire una rocaille 11-0, in questo caso io sto usando le Rose Gold, quindi io da qui esco da questa Superduo e mi devo inserire nella Superduo successiva. Vediamo se riesco a mettere a fuoco un po' di più, ok. Quindi esco da questa Superduo e mi inserisco nel foro superiore della Superduo che mi trovo davanti e tiro bene il filo, così. Di nuovo tra le due Superduo vado ad inserire altre due Superduo, così. Sistemo un po' con le mani e di nuovo tra le due coppie di Superduo vado ad inserire una rocaille 11-0, devo ripetere questo passaggio per tutto il giro. Questo sarà il risultato dopo aver inserito le nostre due Superduo e la nostra rocaille 11-0. Come potete vedere il lavoro tende un attimino a incurvarsi all'interno, va bene così, non vi preoccupate, non è un errore. Adesso mi riporto di nuovo sulla parte anteriore del lavoro e esco dal foro superiore di una coppia delle due Superduo che ho inserito nel giro precedente. Metto sul lago una Ginko e 3 rocaille 11-0, porto le perline in fondo al filo e come potete vedere la nostra Ginko si va a posizionare praticamente tra le due Superduo. Adesso scendo dal foro di questa Ginko, mi inserisco nel foro opposto e anche nel foro superiore della Superduo che mi trovo subito davanti e tiro bene, così. Tra le due coppie di Superduo vado a mettere sul lago 2 Superduo e uscendo dal foro di questa mi inserisco nel foro superiore della Superduo successiva e tiro bene bene qui, così. Non vi preoccupate se sono un po' sbilenche, ma tanto dopo si sistema tutto. Qui di nuovo sono tra la coppia delle mie due Superduo, inserisco di nuovo una Ginko e 3 rocaille 11-0. Di nuovo mi porto le mie perline, aiuto, porto le mie perline alla fine del filo, così. Rientro quindi nel foro opposto della Ginko e anche nel foro superiore della Superduo che mi trovo subito davanti e tiro bene bene. Qui di nuovo tra le due coppe di Superduo in corrispondenza della mia Rocaille 11.0 vado a mettere di nuovo due Superduo e mi reinserisco nel foro superiore della Superduo che mi trovo davanti. Devo quindi ripetere questo passaggio per tutto il giro. Il risultato che otterremo dopo aver inserito la sequenza di perline sarà questa. Adesso mi porta ad uscire dal foro di una delle Ginko. Senza mettere niente sul lago mi inserisco nel foro superiore della Superduo che mi trovo subito davanti e tiro bene bene il filo. Ok, tra la coppia di Superduo metto sul lago una Rocaille 8.0 e mi inserisco nel foro superiore della Superduo successiva, in questa. Ok, e anche qui tiro molto bene. Adesso di nuovo, senza inserire niente sul lago, entro anche nel foro della Ginko che mi trovo davanti, passo tutte e tre le Rocaille 11.0 che ho posizionato sopra la mia Ginko, così. Di nuovo scendo nel foro della Ginko e mi inserisco direttamente, senza inserire niente sul lago, nel foro superiore della Superduo che mi trovo subito davanti. Qui di nuovo metto sul lago una Rocaille 8.0 e mi inserisco nel foro superiore della Superduo successiva e tiro bene il filo. Devo ripetere questo passaggio, mi raccomando, tirate bene bene il filo, quindi ripeto questo passaggio per tutto il lavoro. Ripetiamolo un attimo insieme. Quindi uscendo dal foro di questa Superduo, adesso mi inserisco nel foro della Ginko che mi trovo davanti, senza mettere niente sul lago. Si va a impicciare. Dove si è impicciato? Tiro bene bene il filo, quindi di nuovo attraverso tutte e tre le Rocaille 11.0 che mi trovo davanti sopra la mia Ginko, scendo nel foro della Ginko senza mettere niente sul lago, mi inserisco anche nel foro superiore della Superduo che mi trovo subito davanti. Adesso inserisco sul lago una 8.0 e mi porto nel foro superiore della Superduo che ho davanti e di nuovo ripeto il giro, ripeto il passaggio per tutto il giro tirando abbastanza forte il filo. Il risultato ottenuto dopo questa ultima infilata di perline sarà questo. Come potete vedere, se giro un attimo il lavoro, le nostre Ginko tenderanno a calare verso il basso, mentre però le Superduo vanno un po' ad appiattirsi. Adesso continuiamo uscendo dalla terza Rocaille 11.0 che si trova sopra ad una Ginko. Inseriamo sul lago un mezzo cristallo da 4 mm e una Rocaille 15.0. Quindi uscendo da questa Rocaille 11 ci inseriamo nella 8.0 che troviamo davanti. Tiriamo bene il filo. Adesso dobbiamo inserire la sezione inversa che abbiamo inserito prima, quindi partiamo con una Rocaille 15.0, un mezzo cristallo da 4 mm e uscendo da questa Rocaille 8.0 dobbiamo reinserirci in tutte e tre le 11 che ci troviamo davanti e tiriamo bene il filo. Quindi qui di nuovo usciamo da una rocaille 11, mettiamo sul lago un mezzo cristallo e una rocaille 15,0 e entriamo nella 8,0 che ci troviamo davanti. Qui usciamo dalla nostra 8,0, quindi inseriamo il contrario, quindi una 15,0 e un mezzo cristallo da 4 e ci inseriamo in tutte e tre le rocaille 11,0 che ci troviamo di fronte e tiriamo bene il filo. Dobbiamo ripetere questo passaggio per tutto il giro. Questo sarà il risultato dopo l'inserimento delle nostre perline. Adesso ci portiamo ad uscire dal foro di una Ginko, inseriamo sul lago 5 rocaille 15,0 e uscendo da una delle Ginko dobbiamo inserirci nella rocaille 11,0 che troviamo sotto, così, e tiriamo bene il lavoro. Questo passaggio qui servirà per compattare il lavoro e renderlo molto più rigido. Quindi di nuovo inseriamo sul lago 5 rocaille 15,0 che a parle è una parolona, scusate, 3, 4 e 5. Quindi di nuovo le nostre 5 rocaille 15,0 e uscendo da questa rocaille 11 ci inseriamo nel foro della Ginko che troviamo dopo. Quindi andiamo sopra, tiriamo bene il filo, ok? Quindi uscendo dalla Ginko passiamo anche in tutte e tre le 11,0 che stanno sopra, in tutte e tre le rocaille che stanno sopra, scendiamo di nuovo, poi se ce la fo, questa è l'ultima 11,0, scendiamo nel foro della Ginko e di nuovo dobbiamo inserire sul lago le nostre 5 rocaille 15,0, ok, e uscendo da questa Ginko ci inseriamo in questa rocaille 11,0 che troviamo sotto. Ok, quindi ripetiamo questi passaggi, quindi le nostre 5 rocaille 15 uscendo da una 5 inserendoci in questa rocaille 11,0 per tutto il giro. Questo è il risultato che otterremo dopo aver inserito le nostre rocaille 15,0 tra le Ginko e la 11,0. Adesso andiamo a realizzare insieme il cappietto sul quale poi agganceremo il perno. Allora, usciamo dalla prima rocaille 11,0 che sta sopra ad una Ginko, da questa. Inseriamo sul lago 4 rocaille 15,0 e saltando la seconda rocaille 11 ci inseriamo nella terza. E tiro il filo. Ok, adesso dobbiamo fare un giro di rinforzo di tutto il lavoro facendo un piccolo escamotage, diciamo, per rinforzare meglio il lavoro e per renderlo ancora più compatto. Quindi procediamo in questo modo. Mi porta ad uscire dalla rocaille 15 che segue un mezzo cristallo, il mezzo cristallo da 4, e senza inserire niente sul lago mi inserisco nella 15.0 che mi trovo dopo, quindi saltando la 8.0 che mi trovo nel mezzo, e tiro il filo. Di nuovo passo attraverso tutte le altre perline fino ad uscire dalla rocaille 15.0 che segue il mezzo cristallo da 4, quindi da questa che non si fa acchiappare, scendo da questa rocaille 15, quindi di nuovo senza inserire niente salto la rocaille 8.0 e mi inserisco direttamente nella 15 che mi trovo dopo. Proseguo così per tutto il giro, poi quando mi arrivo al cappietto faccio un paio di nodini, ci ripasso dentro, faccio un paio di nodini, poi faccio un paio di nodini magari in qualche altro punto del lavoro, taglio il filo e l'orecchino è terminato. Eccoci qua, il tutorial degli orecchini Malibu è terminato. Al cappietto ho aggiunto l'anellino e il perno, che in questo caso è in dotazione nel kit, ma se a voi preferite potete metterci una semplice monachella. Gli orecchini sono molto rigidi, compatti, piatti, come piacciono a noi. Io vi ricordo che sul mio sito sono presenti alcuni kit che ho realizzato per riprodurre questi orecchini, e nel caso in cui i kit non fossero più disponibili comunque il materiale è presente, il materiale per poterli riprodurre. Io spero che il mio primo tutorial nella vita sia stato chiaro, spero di aver spiegato tutti i dettagli in modo accurato, e mi scuso se magari ho commesso qualche errore o se la immagine certe volte non è stata delle migliori, non è stata molto nitida o messa a fuoco. Spero di migliorare con il tempo, e niente, ho già qualche altro progettino in elaborazione che vedrete nei prossimi mesi. Nulla, se il video vi è piaciuto mettetemi un like, se non l'avete ancora fatto fatelo immediatamente, iscrivetevi al canale perché ci saranno sempre più video, sempre più novità, quindi insomma è un canale che sto riprendendo in mano, quindi vi consiglio di iscrivervi e attivate la campanellina se ancora non l'avete fatto per ricevere le notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Io con questo video, che sono veramente emozionatissima di essere riuscita a pubblicare, vi saluto, vi auguro un buon proseguimento e ci vediamo alla prossima puntata. Buon proseguimento, ciao ciao!